Qui siamo nel chiostro vescovile. Una canonica con il chiostro è documentata in questo sito, a fianco della cattedrale, fin dal XI secolo. Difatti è il vescovo Dudone che fra il 1023 e il 1033 fonda qui una canonica. Questo chiostro è stato ultimato nel 1495 dal vescovo Costantino Marenco. Rimangono ancora un'epigrafe e rimane anche una scrittura, una rara scrittura gotica nella facciata della canonica. Il chiostro ha avuto un vissuto piuttosto lungo, il chiostro che noi ammiriamo adesso, nel senso che le prime notizie relative a questo chiostro, alla demolizione delle parti più antiche di quello precedente, datano al 1428. Nel 1434 si parla della necessità di avere delle colonne rotonde per il nuovo chiostro. Intorno agli anni 1440 il vescovo Bonifacio Sigismondi ordina ad Albenga le basi e i capitelli per il nuovo chiostro, però questo chiostro nel 1453 non era ancora ultimato e sarà soltanto appunto il vescovo Costantino Marenco che nel 1495 lo completerà. Ci sono perlomeno tre tipi di capitelli. Si riconoscono perfettamente quelli ordinati ad Albenga dal vescovo Sigismondi. Poi ci sono dei capitelli che hanno comunque un aspetto abbastanza, come si può dire, primitivo. Infine si distinguono perfettamente quelli ordinati dal vescovo Marenco perché hanno già un aspetto proto-rinascimentale con le palmette ai lati, con delle volute. Il chiostro in origine era probabilmente soltanto costituito dal piano basso, adesso sono due piani. I due lati che si sono conservati con le volte a crociera sono il lato sud e il lato e parte del lato occidentale. Il chiostro della cattedrale Acquese è l'ambiente intorno a cui si raccoglieva la vita comune dei canonici. Questo è stato a lungo, per secoli. Adesso è un ambiente diverso. È diventato un lapidarium. Dopo che nel 1786 sono state demolite le cappelle del lato sud e sono state costruite quelle nuove, i marmi degli altari che erano lì hanno trovato il loro posto all'interno del chiostro. E praticamente in questo chiostro c'è una sorta di storia dell'arte, della scultura, dai secoli medievali fino al Rinascimento. C'è ad esempio il torso di un leone gotico, un leone stiloforo che era parte di un ingresso alla cattedrale, forse un ingresso laterale. Poi ci sono tutti i capitelli e le basi commissionati dal vescovo Bonifacio Sigismondi ad Albenga intorno al decennio 1440. Sono quasi tutti alloggiati nella parte superiore del chiostro. Vediamo delle protomi, dalle fatture particolarmente primitive e poi delle rosette, vediamo altri elementi che fanno parte di un repertorio medievale molto primitivo. Poi si arriva all'inizio del Cinquecento, cioè ai pezzi delle cappelle rinascimentali che erano nelle navate della chiesa. Ci sono parte dell'epigrafe degli altari che richiamano poi culture che sono all'interno della cattedrale, riunite ad esempio nel pulpito che è stato composto a metà dell'Ottocento oppure addossate alle pareti della cripta. Ci sono le due cappelle che Giorgio Carmaliere ha fatto costruire rispettivamente nel 1513 in Duomo, cappella dedicata a San Giacomo, e nel 1520 in San Francesco. Si trovano qui riunite appunto nel pulpito le sculture, mentre invece nel chiostro sono le epigrafi. E poi ecco, nel chiostro ci sono sia le epigrafe che le sculture dell'altare di San Sebastiano di Guido della Porta, notaio acquese, che ha lasciato oltretutto ancora ad Acqui anche i resti di un bellissimo palazzo. Molto bello, direi, dalle fatture michelangiolesche è il San Sebastiano e
particolarmente pregiato anche il San Rocco che rimangono di questa cappella. Poi vi sono altri pezzi, soprattutto dell'inizio del Cinquecento, parte ad esempio dell'altare che è stato del Santissimo Sacramento, che risale più o meno al decennio, alla fine del decennio 1540, e chiude questo excursus nella scultura una bellissima porta di metà Seicento che apparteneva, stando allo stemma, alla famiglia degli Olmi.